L'inchiesta corre in silenzio e non si ferma, come si addice ad una indagine delicata come quella che ha reso inquieti i giorni di Natale, quella sulla ricostruzione di un'organizzazione terroristica di destra ispirata allo stragismo della stagione delle bombe di Ordine Nuovo, in una fase cruciale del paese devastato dalla crisi, con la nomina del nuovo Presidente della Repubblica alle porte e una probabile campagna elettorale subito dopo. Le parole delle autorità sono rassicuranti ma serie, perché ora l'attenzione è davvero molto alta. Quello che più spaventa è la tradizione e la cultura in questo campo, che una città come Padova ha una storia importante, anche se è una storia che ancora è difficile da capire per molti aspetti sotto proprio il profilo dei fenomeni storici. Noi siamo molto attenzionati, con il questore facciamo un'analisi approfondita della tipologia di alcune frange ancora presenti e soprattutto di alcuni movimenti che in questo momento hanno voglia e necessità di acquistare visibilità. Acquistare visibilità spesso per le frange estremistiche significa fare operazioni eclatanti, importanti. Noi non è che ce le aspettiamo, però siamo attenti a prevenirle sicuramente. Comandante, tra le preoccupazioni di quest'anno c'è anche l'indagine relativa alla costituzione di un nuovo fronte di terrorismo, e sono molti i fronti su vari e diversi terrorismi che possono creare allarme in questa città. Che cosa si sente di dirci? L'indagine è aperta ovviamente. Io, come responsabile provinciale dell'Arma dei Carabinieri, mi sento di dare un segnale di tranquillità e di grande attenzione da parte dell'Arma dei Carabinieri e anche di tutte le altre forze di polizia su questo problema. Il problema è un problema immediatamente percepito, immediatamente conosciuto, e regolarmente lo stiamo affrontando come previsto, proprio per prevenire qualsiasi situazione di allarme. Ecco, il prefetto ci ha detto poco fa, non è che ci aspettiamo un'azione eclatante, però sentiamo che c'è la voglia da parte di questi movimenti di farsi vedere. In qualsiasi momento la guardia non va mai abbassata, è questo un momento dove la guardia deve essere tenuta molto molto alta.